Il lato viola del ring e Lariatto presentano Un Lariatto al giorno. Benvenuti a tutti a un nuovo appuntamento con Un Lariatto al giorno. Il giovedì è il giorno in cui sicuramente, non importa quali sono stati gli argomenti prima e dopo, ma sicuramente il giovedì si parla di Josh, perché insieme a noi abbiamo Marco, ideatore, creatore, curatore, raffinatissima penna di Calle Josh, il blog, che parla di Josh pur reso, che trovate in descrizione. Ora sta arrossendo perché non è abituato a tutti questi complimenti, ma intanto lo salutiamo e gli diamo il benvenuto. Ciao Marco, benvenuto. Ciao Stefano, oggi però parliamo di cinema, quindi facciamo un po' Josh, ma parliamo anche di cinema, facciamo un piccolo excursus su un film hollywoodiano, quando Josh è andato a Hollywood. Ma che cosa interessante, ragazzi, lo sapete, al cinema di questo tempo, FFP2, mettetele e ascoltate Marco, che ha sicuramente qualcosa di interessante da dirci. Vai! Allora, il film di cui andiamo a parlare oggi si intitola All the Marbles, era una commedia sexy, se vogliamo, ma neanche tanto, poi insomma, edulcorata, diciamo, ideata da Robert Aldrich, che era un regista che è piuttosto famoso, perché quasi molti di voi sicuramente hanno sentito almeno il film Quella sporca ultima meta o Quella sporca dozzina, cioè sono dei film insomma, che hanno fatto la storia insomma del loro genere. E se non l'avete visti, comunque vi consiglio la visione almeno della sporca ultima meta, anche per gli appassionati dello sport. Nel 1981 Aldrich aveva deciso di fare una pellicola legata al wrestling di stampo femminile. Quindi si era rivolto alla casa di produzione, che era la Metro-Goldwyn-Mayer, diciamo, creare questa pellicola anche con un budget piuttosto importante, perché insomma parliamo di 7 milioni di dollari, che insomma non era neanche poco. E ha deciso di fare questo film, la cui trama era fondamentalmente quella di un manager, il classico manager, diciamo, fallito o comunque insomma non particolarmente di successo, che voleva rilanciare la carriera di due lottatrici bionde piuttosto avvenenti, insomma, da cui poi si sviluppa tutta una serie di intrecci amorosi anche nel gruppetto. E come casting aveva affidato il ruolo del protagonista a Peter Falk, che insomma è un attore che molti anche noi conosciamo per essere stato il tenente Colombo, che ha fatto repliche su repliche su repliche sui canali Mediaset, quindi insomma più o meno tutti l'abbiamo visto almeno una volta nella secondo vita, solo la signora in giallo, insomma. Attento, perché un'altra del cast, che è Vicky Frederick, scusami, ha partecipato a diverse puntate della signora in giallo, quindi vedi che tutto torna. Lei era una, l'altra era Lauren London, che ha avuto comunque anche lei cameo in varie serie televisive, tra cui anche Happy Days, quindi come vedi le repliche su repliche su repliche, alla fine da quelle non si sfugge, insomma, abbiamo parte della filmografia del 1981 è fatta di repliche serie TV di cui ci hanno riempito i cosiddetti per anni. Comunque sta di fatto che per quanto riguarda, loro erano attori, ma per quanto riguarda il lottato, Aldrich si era rivolto chiaramente a delle esperte del genere, in primis per la consulenza a Mildred Burke, che era di fatto colei che ha portato non è stata solo una bandiera del wrestling femminile americano, essendo stata insomma campionessa NWA, ma poi anche colei che ha portato di fatto il wrestling in Giappone, il wrestling femminile. Lei, nel momento in cui la NWA ha disconosciuto la categoria femminile per varie motivazioni, tra cui c'entrava anche il suo ex marito, che poi il suo promoter con cui poi hanno bisticciato, con cui insomma bisticciato, sono andati al divorzio, e questo diciamo fai da familiare, poi si è ritorta contro alla Burke, perché di fatto ha trovato più difficoltà a lottare negli Stati Uniti, di conseguenza è andata in Giappone, e da lì di fatto grazie al suo famoso tour con le varie associate, di fatto ha
ha reso popolare il wrestling a livello femminile, da cui poi nascerà la All Japan Women e insomma tutta la storia che è andata oltre. Non a caso quindi poi nel cast per creare le scene di wrestling vengono scelte delle lottatrici dal Giappone. E chi, e quali sono? Sono la famosa Mimi Hagiwara, quella che è diventata famosa anche da noi, la farfallina bianca, e poi assieme accompagnata da Jumbori, perché veramente si parlava di, la trama parlava di match di coppia, di tag team, quindi di fatto dovevano esserci in due. Mimi soprattutto era stata chiamata, tanto perché era molto famosa in Giappone, oltre al fatto di essere lottatrice, era anche cantante, infatti ci sono durante anche gli stessi spettacoli della All Japan Women, lei cantava prima degli show, si esibiva, cantava le sue canzoni, tra cui Stand Up, che era la più famosa, e cantava e ballava, insomma. E anche dopo essersi ritirata, aveva continuato la sua carriera di cantante, insomma, e anche di attrice in parte. Quindi, insomma, era piuttosto influente nel mondo dello spettacolo. Anche perché, insomma, possiamo anche dirlo tranquillamente, era una bella ragazza e che aiuta sempre in un certo senso ad avere successo, almeno a livello mainstream. Mentre Jumbori era comunque famosa perché, insomma, anche lei ha raggiunto, è stata anche lei campionessa 3WA, però chiaramente lei è stata un pochino di più un interregno prima dell'era, diciamo, delle Crash Girls, quindi, insomma, ha avuto un pochino meno successo, possiamo dirlo, senza volerla sminuire, insomma. Le due fanno questo cameo, dura circa 5 minuti, fanno questo incontro in cui alla fine perdono, però insomma è pur sempre un'apparizione importante, insomma, in una produzione piuttosto corposa, anche se purtroppo non è stata di successo, perché alla fine l'incasso è stato minore rispetto alla spesa, tant'è che l'idea poi di fare un seguito, che era quella che aveva in mente il regista all'inizio, è stata accantonata, e quindi insomma la pellicola è finita un po' nel dimenticatoio, rimanendo un po', insomma, in quelle pellicole di serie B che magari ogni tanto ci troviamo, anche quelle in replica ma su qualche canale minore, insomma non ce le troviamo su Rete4, ma magari, che ne so, su Iris o su qualcosa di minore magari la possiamo anche beccare in chiaro, ecco. Sarà interessante anche provare a cercare se esistono versioni in DVD Blu-ray eventualmente. Nel caso troverete ovviamente in descrizione a questo video tutti i link utili per andare ad acquistare e per farvi un attimino un'idea di quanto può essere interessante comunque il mondo dei film di serie B, perché magari appunto ci trovate dentro queste cose. Noi recentemente abbiamo parlato di Kaiju Mono, un film in cui viene dato una sorta di ormone per la crescita a Kota Ibushi, che diventa grande come un Godzilla e combatte contro un kaiju. Quindi ci sono delle cose meravigliose nel mondo. Cercate. È tratto da una storia vera, eh? Assolutamente. Cioè, come tutti i junior della New Japan diventano heavyweight. Ma questo è un altro discorso. Sta di fatto che, insomma, tante cose interessanti e divertenti. Anche oggi ne abbiamo imparata una e abbiamo anche materiale da andare a cercare, quindi mi raccomando, fatelo e poi fateci sapere magari con un commento se avete trovato del materiale, se vi è piaciuto e come vi sembra questo lariatto, insomma, dal sapore anche un po' americano, no? E quindi grazie Marco per averci portato questa nuova testimonianza. Ci sentiamo fra 7 giorni con un nuovo lariatto meraviglioso.